Questo è ciò che ci voleva insegnare Gesù. Quali sono le sue dichiarazioni? È molto semplice. Il regno di Dio è dentro di voi. Cercatelo prima di fare qualsiasi cosa. Cercate dentro di voi il regno di Dio. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Gesù diceva che bisogna guardare dentro se stessi per trovare Dio. E la ricerca deve essere condotta stimolando la ghiandola pineale del cervello. Era molto semplice. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà luce. E ha amplificato le sue intenzioni dicendoci di non pensare. In altre parole, spegnere il cervello. Spostarsi in una nuova direzione e ci ha detto di osservare. Ha detto molto chiaramente quello che dico a tutti è vegliate, ma vegliate cosa? Attiva la ghiandola pineale, elimina i pensieri dalla mente, osserva e cerca qualcosa di ultraterreno, qualcosa di speciale, qualcosa di più alto, qualcosa pieno di natura, qualcosa che è pieno d'amore, qualcosa che è pieno di luce. E non lo troverai mai guardando i politici o le persone religiose. Devi andare direttamente alla fonte, ovvero la luce suprema, che è esattamente in te. E la Bibbia è molto specifica. Siamo figli della luce. In altre parole, la luce che siamo noi non dovrebbe concentrarsi su persone, chiese o religioni. Sono tutte cose che creano competizione. La luce che siamo noi deve concentrarsi sulla luce suprema, che è Dio. E quella luce suprema può essere realizzata solo guardando dentro se stessi, non guardando dentro altri, guardando dentro se stessi. Finalmente siamo in grado di concentrarci sulla vera natura di noi stessi e di Dio. E ora viene a galla questa strana parola che è stata coniata da Albert Einstein, che è fotone. Cos'è un fotone? Un fotone è una particella di luce, è un angolo di luce. Scende dall'alto ed è una particella messaggera. Mio Dio misericordioso, cos'altro ti serve per capire cos'è un angelo? È luce, è un messaggero di Dio, che è un angelo di luce. Ecco cos'è un fotone ed è quello che siamo, quello che sei. Voglio dire, lottiamo ancora e ancora ancora con questa cosa. Il tuo corpo è una macchina. Chi gestisce quella macchina? Chi? Il tuo cervello non è in grado di creare un singolo pensiero. Allora come mai stai pensando? Perché qualcuno ti sta programmando. Chi ti sta programmando? Tu. Che cosa sei tu? Tu sei il fotone. Sei l'angelo di luce sceso dall'alto. E questa luce, questi fotoni, viaggiano in onde attraverso l'universo, ovunque. Onde che attraversano, sono onde luminose, onde sonore che attraversano tutto, inondano tutto quanto. Quindi, come abbiamo appena visto, tutto questo viaggia a ondate. E all'improvviso, però, quando rivolgi la tua attenzione verso di loro, secondo la scienza, l'onda collassa in una particella e diventa qualcosa. Diventa una particella e poi all'improvviso diventa la realtà. Ma non diventa la realtà finché qualcuno non la osserva. Vedete? C'è un modo preciso in cui tutto ciò accade. Questi fenomeni sono stati affrontati sia dalla scienza che dalla Bibbia. E come vengono definiti? Vengono definiti come offerta d'onda. Eh? Lo sapevi? Sapevi che la scienza parla dell'offerta d'onda e anche la Bibbia parla dell'offerta d'onda? C'è una sinfonia di suoni che scorre attraverso l'universo, una sinfonia di suoni che crea e influenza le cose. Ora la scienza ci sta mostrando che credono che i cerchi di grano siano legittimi, che siano stati formati da onde sonore, frequenze sonore in grado di creare queste forme sulla Terra, cambiare le cose con il suono. E ora la comunità scientifica ha affermato di aver sentito il suono primordiale che ha effettivamente creato il Big Bang. Era un suono simile ad hum, un suono così ha creato l'universo. Queste qui sono onde sonore invisibili, sono onde luminose invisibili, ma quando le guardiamo, quando rivolgiamo la nostra attenzione lì, crollano e diventano realtà, ma richiede un'osservazione. Fa tutto parte della vita, fa parte della natura, è così che funziona, non c'è niente di religioso in questo.
La luce fa un'offerta e la luce all'interno del tuo corpo fisico risponde a quell'offerta. C'è un essere di luce là fuori che fa un'offerta e c'è un essere di luce dentro di te che risponde a quell'offerta. È un'offerta d'onda. Guarda che lavoro ha fatto John Grebin, uno dei più eminenti fisici londinesi. Guarda cosa ha scritto in questo libro, Schrödinger's Kittens and the Search for Reality. In Overhead 176 parla dell'interazione dei fotoni ed elettroni tra l'universo e la Terra. E al paragrafo 2 dice che funziona così. Quando un elettrone vibra, tenta di irradiare producendo una sensazione, che è un'onda che va nel futuro e un'onda che va nel passato. L'onda si dirige verso il futuro finché non incontra un elettrone che può assorbirla. Quindi, in altre parole, abbiamo onde. Abbiamo onde elettromagnetiche tra la Terra e noi. Quello che sta accadendo è che un elettrone sta vibrando e sta cercando di trovare qualcosa che lo riceva, sta cercando di trovare un assorbitore, ok? Ora guarda cosa dice questo eminente fisico londinese. Si può considerare che l'emettitore, che è Dio, produca un'onda di offerta che viaggia verso l'assorbitore, che siamo noi. L'assorbitore restituisce quindi un'onda di conferma all'emettitore. In altre parole, viene effettuata l'ondata di offerta e la transazione viene completata con una stretta di mano nello spazio e nel tempo. Questa è una realtà scientifica! In altre parole, questo eminente fisico ci sta spiegando come la luce interagisce con la luce. È fatto da un'offerta d'onda. E la Bibbia ci dice proprio che fai un'offerta al Signore. Voglio dire, cos'è questa? Una grande coincidenza. Qualcuno 6.000 anni fa ha scritto dell'offerta d'onda nella Bibbia e questo fisico un paio di anni fa a Londra ha scritto un libro sulle sue ricerche sull'offerta d'onda di luce. La Bibbia dice che Dio è luce. È tutta una coincidenza? Ovviamente non è una coincidenza, è un fatto, è realtà, è come funziona. Ok? È così che funziona. E come abbiamo visto nelle scritture, questo è un requisito della Bibbia. Ciò che è fondamentale qui è considerare che l'offerta d'onda nella Bibbia è creare una comunicazione tra ciò che è in alto e ciò che è in basso. Quando la Bibbia parla di un'offerta d'onda, dice che la stai facendo perché stai cercando di comunicare con qualcosa che è al di sopra. E l'offerta d'onda di cui parlano i fisici è quella di creare una comunicazione tra ciò che è in alto e ciò che è in basso. È la stessa cosa. Principalmente stiamo parlando di un cervello. La luce in te è collegata al cervello in te, che in combinazione ti rende un essere umano. Se quel fotone in te se ne va, il corpo che hai ora non è più un essere umano. E che succede? Diventa un cadavere. Questo è quello che siamo, ma purtroppo siamo così attaccati al fisico che non capiamo quella che è la realtà di luce.